Il Segrino è un piccolo lago prealpino di origine glaciale. Le sue acque bagnano tre comuni, Canzo, Longone al Segrino ed Eupilio. Un'oasi immersa nel verde, famosa per la qualità delle sue acque e per la sua felice e tranquilla posizione che ispirò numerosi scrittori dell'Ottocento. Il Segrino costituisce un'area protetta denominata Parco Locale di Interesse Sovracomunale Lago del Segrino, gestita da un consorzio tra la Comunità Montana del Triangolo Lariano, i comuni di Canzo, Longone al Segrino ed Eupilio. In questi giorni, passati a cercare l'arma con cui Carlo D'Elia avrebbe ucciso Antonino Correnti, siamo stati più volte incitati dai passanti a far vedere cosa si trova percorrendo l'intero percorso di 5 chilometri. Ed ecco quindi che le nostre telecamere hanno trovato bottiglie e immondizia varia, copertoni di auto, zone boschive ai lati della strada utilizzate come improvvisati servizi pubblici. Tutto il perimetro del lago vi sono solo 4 cestini per la pattumiera, spesso traboccanti, 2 o 3 panchine in pessimo stato. Per non parlare di piante cadute e sradicate ancora lì a giacere in precarie condizioni dopo l'alluvione del 17 luglio 2009. Dalle immagini che scorrono si evince quanto sia alto il grado di inciviltà di molte persone, dei turisti mordi e fuggi che il fine settimana prendono d'assalto le sponde del lago. Ma molta sporcizia non è recente, è presente da anni. Basterebbe poco per tenere in ordine una zona considerata un vero e proprio gioiello a 2 passi da casa, magari con qualche cestino in più, maggior cura dell'area boschiva e degli arbusti e una qualche panchina lungo il percorso per poter ammirare il magnifico paesaggio. Anche le volontarie che si occupano del mantenimento della cappelletta all'ingresso del lago in comune di Canzo e della cappelletta alpina in località Eupilio, avvicinate dalle nostre telecamere, hanno espresso il loro dissenso per lo stato in cui versa la zona. Inciviltà e poca cura del territorio fanno il resto. E mentre continuano a scorrere le immagini registrate nelle scorse ore, concludiamo dicendo che siccome il lago è in territorio denominato Parco Lago Segrino, forse meriterebbe di essere trattato come un parco, sia dai frequentatori che dagli amministratori. Per farlo basterebbe davvero poco, sia dagli uni che dagli altri.